Buonasera da Milano Pavia News, benvenuti all'edizione Milano. Oggi è stata una giornata di riaperture, ancora un altro passo in vista della ripresa. Vediamo i titoli. Positiva la riapertura di palestre e piscine a Milano, buona l'organizzazione, utenti e gestori soddisfatti e ottimisti per il futuro. Oggi hanno riaperto anche i circoli ricreativi. Imminente il ritorno dei servizi per l'infanzia, Corbetta è tra i primi comuni a confermare l'avvio dei centri estivi, iscrizioni aperte, si partirà il 15 giugno per i bambini dai 3 agli 11 anni. Bufera sul primario del San Raffaele Alberto Zangrillo, che ha definito il virus ormai clinicamente inesistente. I milanesi reagiscono con ottimismo ma senza dimenticare la prudenza nell'osservare le regole. Pochi guadagni in questa fase 2 per i commercianti, ricavi molto bassi, ristorazione ai minimi, il 30% dell'attività potrebbe chiudere se le cose non miglioreranno a breve. I lombardi rifiutano la definizione di untorio arrivata da altre regioni d'Italia. Siamo stati sfortunati, dicono i cittadini, ma siccome seguiamo le regole non rappresentiamo più rischi di altri. Allora, oggi in Lombardia, con una settimana di ritardo rispetto al resto d'Italia, hanno riaperto anche i centri sportivi, in particolare le piscine. Era una riapertura anche questa molto attesa, allora vediamo com'è andata. Una settimana dopo il resto d'Italia, da lunedì 1 giugno anche in Lombardia è prevista la riapertura delle piscine. Siamo emozionati, siamo carichi, siamo in ansia di vedere se tutto funziona, se i nostri clienti sono contenti. Speriamo di avergli dato una buona ripresa. Ecco. Ma le regole da rispettare non sono poche. Negli spazi comuni delle piscine deve essere garantito il solito metro di distanza tra le persone, mentre per le piscine all'aperto gli ombrelli a bordo vasca devono essere distanziati almeno 10 metri. La faccenda si fa poi ancora più complicata quando si parla di distanziamento in acqua. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 metri quadri di superficie di acqua a persona. Oltre a provvedere al mantenimento di tale distanza, i gestori devono anche assicurare l'idoneità dell'acqua alla balneazione. Particolarmente importanti sono a tal proposito i livelli di cloro attivo. Quali sono le norme, le regole da rispettare per poter accedere alla piscina? Allora, intanto la regola fondamentale è mantenere la distanza sia in ingresso sia all'interno della stessa vasca. Adesso qui da noi l'ingresso è per 4 ore la mattina dalle 10 alle 14, 4 ore al pomeriggio dalle 15 alle 19. L'ora in cui chiudiamo ci serve fondamentale per sanificare tutto l'ambiente, quindi i lettini, il bordo vasca, le stesse testate della piscina, per cui operazioni di sanificazione che ci vengono imposte chiaramente dalle linee guida del governo. Abbiamo comunque creato anche delle cabine esterne, quindi la gente anche fuori può cambiarsi il costume in tutta tranquillità. Abbiamo il servizio bar che funziona regolarmente, anche loro chiaramente debbono mantenere le distanze. All'interno del solarium, sempre per mantenere il distanziamento, abbiamo creato delle piazzuole, quindi sono state segnate le aree in cui ci si può posizionare con l'asciugamano o col lettino, ne potete vedere alcune anche qua alle nostre spalle, in modo tale che si ha la visione, proprio anche per chi controlla, la visione ben definita di quello che accade intorno. Le mascherine devono essere utilizzate negli spazi comuni, quindi camminando, spostandosi, chiaramente la mascherina ci vuole. Come vedete anche i nostri assistenti bagnanti lavorano con la mascherina negli spazi comuni, è un po' una sofferenza per chi sta sotto il sole 9 ore al giorno, però insomma, pur di avere le persone in piscina e nei nostri impianti, ce la facciamo. Questa è la situazione nelle piscine, oggi però, come dicevamo, hanno riaperto anche le palestre, vediamo. Distanze, ingressi solo su prenotazione e disinfezione e pulizia di ambienti, macchinari e attrezzi anche più volte durante l'arco della giornata. È con queste regole che inizia oggi, dopo quasi 3 mesi di lockdown e con una settimana di ritardo rispetto al resto d'Italia, il giorno 1 delle palestre lombarde. Oggi primo giorno, com'è stata la risposta? Buona,
Buona, buona, sì, fortunatamente qui in officina c'è una community molto coesa e tutti gli Emmers non vedevano l'ora di tornare ad allenarsi. Questo primo giorno è un po' anomalo, nel senso che è anche a cavallo del ponte del 2 giugno, però comunque va bene così, non possiamo lamentarci, abbiamo già delle richieste per microgruppi, piccole classi di allenamento. La principale regola da rispettare sarà quella della distanza interpersonale di almeno un metro per chi non svolge attività fisica, di due quando si comincia ad allenarsi. La mascherina sarà obbligatoria all'ingresso e all'interno delle aree comuni, ma non lo sarà durante lo svolgimento delle attività di allenamento. Il gruppo con cui ti alleni sarà sicuramente meno numeroso. E la massima affluenza in questo momento che abbiamo previsto è di 18 persone per classe, mentre prima arrivavamo serenamente anche a 30 perché il floor è di 500 metri quadri. E avranno la distanza di sicurezza dei 2 metri, non potranno condividere attrezzature. Ogni persona avrà a disposizione all'incirca 6-7 metri quadri di spazio dove poter fare allenamento a corpo libero singolarmente o in un'ottica di classe. All'ingresso di ogni palestra sarà prevista la verifica della temperatura e l'elenco delle presenze dovrà essere tenuto dalle palestre per almeno 14 giorni. Anche negli spogliatoi e nelle docce, infine, bisognerà mantenere la distanza di almeno un metro e dopo ogni utilizzo di macchinari o attrezzi il personale dovrà garantirne la disinfezione. Regole rigide che diminuiranno l'affluenza del 40-50%, ma che non scoraggiano i titolari di tante palestre che oggi festeggiano e sono pronte a ripartire. Siamo sicuramente convinti che a settembre i nostri corsi triplicheranno, quadruplicheranno di numero e quindi avremo esattamente il problema opposto, cioè gestire la ressa in questo caso. Per il momento partiamo, sicuramente andrà bene. Quindi tu sei ottimista? Assolutamente sì. Facciamo il punto però di quali sono le attività che hanno ripreso oggi e quali saranno i prossimi passi di questa fase 2 che davvero ormai è pienamente entrata nel vivo. Con giugno inizia una nuova fase dell'emergenza Covid-19, una fase che a guardarla sembra indubbiamente più rilassata e spensierata rispetto a quelle a cui ci si era forzatamente abituati nei 3 mesi passati. Lunedì 18 maggio avevano riaperto bar e ristoranti, musei e biblioteche, negozi, parrucchieri ed estetisti, stabilimenti balneari, uffici e studi professionali. Le nuove aperture previste da lunedì 1 giugno riguardano invece palestre e piscine, anche in Lombardia, una settimana dopo il resto d'Italia. Circoli culturali e ricreativi, giostre, luna park, parchi acquatici, parchi faunistici e parchi avventura. Permane invece il blocco delle slot machine nei locali pubblici. Restano comunque valide le misure di sicurezza già indicate nell'ordinanza che la Regione Lombardia aveva pubblicato domenica 17 maggio e dunque mascherina obbligatoria, divieto di ingresso in caso di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi, distanza interpersonale di almeno un metro anche tra gli eventuali posti a sedere. Ma la principale novità è senza dubbio la riapertura dei confini regionali in tutta Italia a partire da mercoledì 3 giugno, contestualmente con la riapertura delle frontiere con i paesi dell'area Schengen e con la Gran Bretagna senza l'obbligo di quarantena. Dalla Lombardia dunque si potrà tornare a circolare in tutte le altre regioni d'Italia senza più bisogno di autocertificazione, nonché in molti stati europei. Una delle riaperture maggiormente attese, a parte quella tra i confini regionali delle prossime settimane, è quella dei servizi all'infanzia. Questo significa soprattutto banalmente i centri estivi. Ci sono tantissimi comuni che stanno pensando se e come attuarli. In questo caso però Corbetta fa da apripista perché ha già aperto le iscrizioni e ha avviato un progetto per gli alunni che avrebbero frequentato la scuola materna e la scuola elementare e il 15 giugno già si partirà con i primi centri estivi.
Dopo un'assistenza a distanza anche per il dopo scuola, ora Corbetta è pronta ad offrire alla cittadinanza anche i centri estivi comunali per le famiglie che gradualmente stanno rientrando al lavoro e hanno i ragazzi a casa da scuola. Le iscrizioni per i centri estivi comunali infatti si sono ufficialmente aperte. Durante il periodo di coronavirus noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di continuare alcune delle assistenze educative presenti all'interno delle scuole, però a distanza. E grazie alla collaborazione della cooperativa Silva Bella, che gestisce appunto l'educativa all'interno delle scuole, abbiamo continuato con questa assistenza educativa scolastica attraverso per via telematica e l'assistenza educativa minorile, l'ADM, assistenza domiciliare minorile, o a distanza oppure all'interno della loro sede, della sede della cooperativa in Via Verdi a Corbetta. Inoltre abbiamo deciso come amministrazione comunale di rendere gratuito lo spazio compiti, cioè un servizio erogato alle famiglie come aiuto ai bambini per appunto i compiti, renderlo gratuito fino a luglio. In quest'ottica di aiuti abbiamo deciso come amministrazione comunale di iniziare, quindi di aprire le iscrizioni per i centri estivi, per aiutare le famiglie in questo periodo in cui appunto stanno ricominciando piano piano l'attività lavorativa e devono trovare la soluzione per i loro figli. Le iscrizioni si sono aperte adesso a maggio e riusciremo dal 15 di giugno a dare appunto questo servizio a tutte le famiglie di Corbetta. Per quanto riguarda la scuola primaria, quindi bambini da 6 a 10 anni, il centro estivo si farà all'interno dell'Aldo Moro, che è la scuola primaria all'interno di Corbetta, mentre per quanto riguarda l'infanzia, cioè 3-6 anni, 3-5 anni, stiamo parlando della struttura del Collodi a Corbetta. Abbiamo detto che ormai siamo sempre più pienamente all'interno di questa fase 2 che la vera fase 2, come l'avevamo chiamata, era iniziata 2 settimane fa con l'apertura degli esercizi commerciali. Ebbene, purtroppo i dati degli incassi per quanto riguarda i negozi, in particolare la ristorazione, non sono soddisfacenti, soprattutto nella seconda settimana di riapertura la fiducia degli esercenti si è notevolmente ribassata e anzi c'è una discreta percentuale di negozianti che dicono che così non si potrà andare avanti a lungo. Delle quasi 800.000 imprese del commercio e dei servizi di mercato che sono potute ripartire, l'82% ha riaperto l'attività, percentuale che scende però al 73% per bar e ristoranti, a conferma delle gravi difficoltà del settore. È quanto emerge da un'indagine di Confcommercio in collaborazione con SVG sullo stato di salute delle imprese a 2 settimane esatte dalla fase 2. Lo studio fotografa una situazione di imprese e attività commerciali più difficile del previsto. Per quasi il 30% delle imprese che hanno riaperto, infatti, rimane un elevato rischio di chiudere definitivamente a causa delle difficili condizioni di mercato, dell'eccesso di tasse e burocrazia e della carenza di liquidità. Se nella prima settimana, infatti, solo il 6% degli intervistati indicava un'elevata probabilità di chiusura dell'azienda, nella seconda ondata di interviste, a fronte di un ragionamento più articolato, il 28% degli intervistati afferma che in assenza di un miglioramento delle attuali condizioni di business valuterà la definitiva chiusura dell'azienda nei prossimi mesi. A corroborare questa suggestione intervengono i timori che nel prossimo futuro si dovrà comunque richiedere un prestito, non si sarà in grado di pagare i fornitori né di sostenere le spese fisse. Secondo il sondaggio, per molte imprese concentrate in pochi settori, a cominciare dalla filiera turistica, le sfide per la sopravvivenza si combatteranno proprio nei prossimi mesi. Dal report, inoltre, oltre la metà delle imprese che hanno riaperto stima una perdita di ricavi che va dal 50 fino a oltre il 70%, con un'accentuazione dei giudizi negativi nell'area dei bar e della ristorazione. Per il 40% di questi ultimi, infatti, gli incassi sono stati inferiori al 70%. Tra le misure di sostegno ottenute, infine, l'indagine Confcommercio rivela che il 44% delle imprese ha beneficiato di indennizzi come il bonus di 600 euro, ma è ancora estremamente bassa la quota di chi ha ottenuto prestiti garantiti, l'8%, o fruito della cassa integrazione, il 17%.
Passiamo a vedere i dati sull'andamento dei contagi, i dati di oggi, essendo lunedì ormai lo sappiamo, hanno un significato fino a un certo punto perché il numero di tamponi processati dal weekend è molto basso, come vedete, soltanto 3.500, eravamo arrivati a 14.000 ad esempio nelle giornate di sabato e domenica, quindi il numero di nuovi contagi rilevati è il minimo praticamente da sempre, perché era il 26 febbraio che non erano così bassi i nuovi positivi, sono 50, ovviamente il numero assoluto ci interessa fino a un certo punto, interessa però vedere che la percentuale di positivi nel numero dei tamponi effettuati è una delle più basse di sempre, 1,4%, molto più interessante questo 1,4% che il record del minimo dei positivi che vale fino a un certo punto. Come vedete c'è anche una diminuzione del numero dei ricoverati, ci sono ancora morti però, 19 registrati nella giornata di oggi. Vediamo anche i dati divisi per provincia, sebbene appunto come numero assoluto le 50 positività di oggi sono un dato non significativo, probabilmente tra domani e mercoledì cominceremo a capirne qualche cosa di più, comunque 18 soltanto in provincia di Milano, di cui 8 a Milano città. E ieri erano arrivate le parole del primario di terapia intensiva del San Raffaele, che parlava di un virus che ormai clinicamente non esiste più. Hanno scatenato un putiferio queste parole nel mondo medico, però siamo andati anche a cercare di capire tra i cittadini come è cambiata la percezione del rischio e anche delle precauzioni da adottare. Il Covid dal punto di vista clinico non esiste più. Le parole sono del direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, che in un'intervista televisiva ha dichiarato che è inutile terrorizzare ancora il paese per un virus che da evidenza clinica non esiste più. Da 3 mesi numeri con evidenza zero, ha dichiarato il primario, si ritorni alla vita normale perché è auspicabile che il virus scompaia per sempre come la SARS. Parole forti che hanno suscitato diverse polemiche tra medici, virologi e membri del comitato tecnico scientifico, primo tra tutti il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che si è detto sconcertato dalle affermazioni di Zangrillo. Basta guardare al numero di casi positivi giornalieri, commenta Locatelli, per avere conferma dell'ancora persistente circolazione del virus in Italia. Ma mentre tra i virologi lo scontro continua, tra la gente la voglia di ricominciare e la speranza che il virus si sia indebolito la fanno da padrone. Ma si parla tanto in questo periodo del fatto che il virus si stia indebolendo. Lei cosa ne pensa? Io credo che sia così, perché riscontro, almeno da quello che dicono in televisione, che ci sia veramente meno, non so se è il contagio, se è il virus che si è trasformato, questo non lo posso dire, però credo. E poi soprattutto ho voglia di crederlo. Ma fa ancora paura secondo te? Personalmente penso di no. Paura nel senso bisogna, è una parola forte, bisogna essere coraggiosi nel ricominciare perché è importantissimo ricominciare. Paura fino a un certo punto, ecco. Si deve avere ancora paura secondo lei? Bisogna avere molta prudenza. Lei ha ancora paura? No, però sono molto prudente. Vedendo anche i dati sembra che tutto sta diminuendo, quindi perciò io sono abbastanza positivo per questa cosa qua. Si fa un po' prendere la mano, si passa dalla grande paura alla libertà incondizionata, tutto lì. La possibilità di una seconda ondata di contagi secondo lei è reale? Non avvenga, spero non accada e che comunque tutti siano più preparati in caso. Ci potrebbe essere una seconda ondata, ma per come penso io non sarà come non sarà affrontata nello stesso modo di adesso, ecco. Sicuramente secondo me non ci sarà chiusure su chiusure, perché tendenzialmente siamo più pronti. Che si sia indebolito io ci credo. In realtà qui si vede che la vita è ricominciata abbastanza in modo abbastanza normale. C'è molta attenzione, le persone fanno tanta attenzione. Speriamo bene, speriamo. Ma bisogna avere ancora paura?
Io credo di no, per adesso credo di no. Facendo attenzione, per adesso secondo me si può avere meno paura. Parliamo di che cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto durante l'estate. In questo caso però la medicina non c'entra nulla, perché i comuni si stanno apprestando a varare una serie importante di lavori pubblici, ad esempio a Bareggio, dove si approfitterà da subito del cosiddetto piano Marshall, cioè i fondi messi a disposizione dalla regione. Efficientamento energetico e completamento dell'illuminazione smart sono alcuni degli interventi che si stanno realizzando a Bareggio grazie al contributo regionale pari a 500.000 euro messo a disposizione dalla Regione Lombardia per far fronte all'emergenza sanitaria. Scuola Collodi sistemeremo l'efficientamento energetico e questo andrà a completare una serie di lotti che erano già in corso di lavorazione. Poi completeremo l'illuminazione smart all'interno delle scuole medie di Bareggio, e questo anche qui rientra come efficientamento energetico. Poi ristruttureremo una parte di un reparto del cimitero, il reparto 6, che è un reparto che ha subito diversi danni e poi è molto vetusto. Ci occuperemo della sistemazione delle aree verdi. In questo caso inizieremo con un appalto per il taglio degli alberi ad alto fusto, che ormai a Bareggio, che è un territorio molto verde, hanno raggiunto altezze molto pericolose e quindi si richiede un intervento straordinario di messa in sicurezza dei nostri alberi. Un'altra parte di questo finanziamento sarà per la sistemazione dell'asilo di Via Gallina e l'asilo nido. Qui sistemeremo l'impianto di acqua calda e acqua fredda, rifaremo i servizi igienici dell'asilo nido e sistemeremo tutte le porte che sono divelte. Questo intervento permetterà all'asilo di avere un migliore efficientamento energetico e un miglior uso degli impianti che fino ad oggi avevano avuto dei gravi problemi, e quindi daremo maggior supporto ai bambini e agli insegnanti, e quindi siamo contenti di riuscire a intervenire nelle diverse strutture scolastiche che fino ad oggi erano in una situazione di precarietà. Quindi offriremo un servizio migliore alla cittadinanza e a tutti i bambini, così quando torneranno a settembre troveranno strutture nuove e funzionanti. E per l'estate, chi potrà andrà e chi vorrà andrà in vacanza. Sappiamo che dal 3 giugno ci sarà la possibilità di spostarsi fra regioni, anche se alcuni governatori ancora storcono il naso. Allora andiamo a fare il punto della situazione. Con il via libera agli spostamenti tra regioni, dal 3 giugno si entra nel pieno della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Ma non solo, da quella data anche chi arriva nel nostro paese dall'estero non avrà più l'obbligo di trascorrere un periodo di quarantena. Ma le polemiche degli ultimi giorni, soprattutto da parte di alcuni governatori di regioni che hanno affermato che i lombardi sarebbero gli untori di coronavirus, non vanno molto a genio con il pensiero dei milanesi. È giusto considerare i lombardi degli untori, come hanno testimoniato alcuni governatori di altre regioni, soprattutto del sud? Allora, che qua la situazione è andata malissimo è un dato di fatto, poi untori cosa vuol dire? Cioè il fatto di non poter andare in un'altra regione, ma non penso ci sia chiarezza su cosa chiedono. Ma i lombardi sono effettivamente degli untori? Ma nella maniera più assoluta. Non è giusto secondo lei? Assolutamente no. Semplicemente siamo stati sfortunati che è cominciata qua l'epidemia, ma non siamo noi gli untori. Posso capire, nel senso che effettivamente i contagi in Lombardia fanno fatica a diminuire, siamo quelli comunque che finora continuano ad avere il maggior numero di contagi, però anche no, anche perché insomma abbiamo dimostrato abbastanza buon senso rispetto ad altre piazze, ad altri cittadini di altre cittadine in Italia. Alla fine mi sembra che ci stiamo comportando correttamente. Cioè in senso lato come semantica no, come concetto qua in Lombardia qualcosa non è andato bene, cioè qualcosa è andato storto. Poi che il virus qua ha preso di più, 20.000 con cause, effetti diversi anche dal punto di vista sanitario, però è stato gestito malissimo. Poi che uno non possa andare in Sardegna perché vogliono un patentino che non è possibile da fare, quello è un altro discorso. Lei andrà in vacanza quest'estate? Spero. Dove? A Milazzo, in Sicilia. Tu andrai in vacanza quest'estate? Penso di sì. Dove? Giù al sud, ad Agropoli, in Cilento, sì. E andrete comunque? Se tutto va bene, sì. Se ce lo permettono, sì.
Lei andrà in vacanza? No. No? No. Quest'anno rimane a Milano? Sì, penso come di mai? Sì. Perché andare in vacanza, o vado in vacanza in condizioni normali o non ci vado. Poi io non vado, difficilmente vado in Italia, quindi non, secondo me devo pigliare un volo finché non è tutto tranquillo. Qualche governatore ha brontolato sul fatto di liberare i lombardi insieme agli altri, avrebbero voluto rimandare e quindi vediamo, speriamo che sia una cosa provvisoria questa diffidenza nei confronti dei lombardi. Cambiamo argomento, ci sono ancora polemiche ad Abbiategrasso per il doppio senso di marcia in via Legnano, forti polemiche dei genitori e degli studenti della scuola che lì si trova dopo che in consiglio comunale è arrivato voto negativo al ripristino del senso unico. Al sindaco e all'amministrazione chiediamo di intervenire prevenendo i rischi e di rimettere al centro della propria attenzione i ragazzi, investimento per il futuro nostro e della nostra città. Si conclude così la lettera di disappunto scritta dai genitori dell'Istituto Comprensivo Terzani di Abbiategrasso una volta appreso che in Consiglio Comunale si è votato contro il ripristino del senso unico di fronte alle scuole di via Legnano, richiesto invece a gran voce dai genitori preoccupati per la sicurezza dei propri ragazzi. Il doppio senso è stato introdotto lo scorso novembre, solo un mese dopo, a dicembre, erano già state raccolte 200 firme tra genitori e parenti degli alunni dell'Istituto Terzani. È con rammarico e incredulità che noi genitori firmatari, si legge nella lettera, abbiamo ascoltato il sindaco Nai difendere questa scelta senza alcuna considerazione o preoccupazione per le istanze di sicurezza che abbiamo sollevato, sperando di trovare orecchie attente e sensibili al tema. Siamo stupefatti di come i consiglieri comunali abbiano votato senza battere ciglio contro il ripristino del senso unico, senza un dibattito approfondito e senza pretendere dal sindaco una spiegazione dei motivi che hanno portato ad aumentare i rischi di incidentalità o almeno senza richiedere una mitigazione dei rischi. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'edizione Milano, tra poco l'edizione Pavia.